buonasera a tutti. Eccoci al nostro terzo appuntamento di Un caffè con l'esperto. E questa sera abbiamo la grande opportunità di intervistare due super esperti in tema di scompenso cardiaco di due zone diverse d'Italia. Allora, la nostra dottoressa Paola Gnerre, che è la responsabile della medicina interna dell'ospedale di Acqui Terme, e il dottor Nicola Tarquinio, che lavora nell'unità operativa complessa dell'ospedale di Osimo, nelle Marche. A questo punto cominciamo la nostra intervista chiedendo innanzitutto come possiamo inquadrare un paziente con scompenso cardiaco all'arrivo in pronto soccorso. C'è un paziente che conviene che venga ricoverato? Qual è il paziente invece che può direttamente magari dal pronto soccorso avere un accesso alle cure ambulatoriali del territorio? E se eventualmente esistono degli score che ci possono aiutare, oltre ovviamente alla validazione del BNP, che sappiamo bene essere ormai un cardine nella diagnostica differenziale del paziente all'arrivo in pronto soccorso. E lascio la parola a Paola. Saluto tutti e ringrazio per questo graditissimo invito, ma passiamo subito al nostro caffè, che forse a quest'ora direi più aperitivo, permettetemi. Allora, sicuramente quali sono gli elementi che ci inducono a ricoverare o meno un paziente? Beh, ovviamente la sintomatologia clinica e quindi i sintomi, per cui la dispnea, il grado di dispnea del paziente, quindi i parametri clinici del paziente, quindi importante sicuramente la saturazione. Una saturazione inferiore a 92-90% già ci impone verosimilmente il ricovero. Ma poi elementi importanti sono le comorbidità, perché comunque un paziente con plurime comorbidità, quali può essere l'ipertensione, la fibrillazione atriale, la BPCO, sicuramente è un paziente più complesso e che quindi verosimilmente merita e è importante comunque un ricovero, ma anche il substrato sociale. Non dimentichiamoci che i nostri pazienti sono frequentemente pazienti anziani e quindi il substrato sociale diventa importante, la mancanza di un caregiver sicuramente è importante. Tra gli score, facendo una valutazione comunque in letteratura, recentemente tra i vari score proposti, che sono molteplici, tipo l'ADER, l'Optimize, c'è questo score che viene classificato come GWTGR Failure, che è uno score recentemente pubblicato e validato, che è una buona discriminazione per valutare la mortalità del paziente ricoverato ospedalizzato con scompenso cardiaco. I parametri da valutare sono molto semplici: la pressione sistolica, ovviamente la funzionalità renale, vedete come ritorna il peso importante delle comorbidità, il valore di sodio, l'età, la frequenza cardiaca, una storia di BPCO e poi anche la razza. Questi ci possono aiutare sicuramente a valutare la mortalità, ma ricordiamoci che è importante, più che lo score, secondo me, forse lo dico un po' più da anziano internista, vediamo clinicamente il nostro paziente, quindi è importante valutare non soltanto gli aspetti clinici e le comorbidità, ma anche gli aspetti sociali. Buonasera a tutti e innanzitutto grazie per l'invito anche a tutti gli organizzatori e alla dottoressa Rotundo che conduce questo caffè. E sicuramente la prima cosa da fare, come ha detto la dottoressa Gnerre, è visitare il paziente, che è una cosa che serve non solo per quello che riguarda la stratificazione anche visiva della gravità del scompenso cardiaco, ma anche in ottica di diagnostica differenziale. Gli score è vero che chiaramente non da soli non possono far prendere una decisione clinica, quindi in medicina mai prende la decisione sulla base di un numero o dell'esito di uno score, però possono anche dare una mano in quei casi dubbi, al netto della presenza di insufficienza respiratoria o comorbidità o problematiche sociali, come detto, che possono essere utili per prendere una decisione clinica un po' più appropriata. Per esempio, già nel 2021, per la prima volta, le linee guida ESC 2021, quindi linee guida della Società Europea di Cardiologia, hanno evidenziato nero su bianco come l'utilizzo non solo dell'ecoscopia cardiaca in fase acuta, quindi nel DEA, in emergenza urgenza, sia dell'ecografia del torace per valutare la presenza o meno di congestione polmonare attraverso le linee B,
sono degli ulteriori stratificatori prognostici a breve termine, ma anche di gravità, che possono aiutare a prendere, a inquadrare ancora meglio il paziente, a prendere una decisione clinica più appropriata, così come l'utilizzo di alcuni score come l'EHMRG, che è uno score molto facile da calcolare, si calcola nel giro di 30 secondi, c'è un'app anche sul sito dedicato, che è in grado di stimare in maniera accurata la probabilità di decesso a 7 giorni. Questo discrimina i pazienti dalle 5 categorie di rischio, dal rischio più basso, la prima classe, al rischio più alto, quarta e quinta classe, e questo potrebbe aiutare a discriminare coloro che non tanto devono essere ricoverati, ma che si possono dimettere dal pronto soccorso in maniera, diciamo, abbastanza tranquilla, abbastanza appropriata, ma inviandoli il prima possibile ad un follow-up stretto, ad un ambulatorio dello scompenso cardiaco, sicuramente non abbandonarli, perché comunque sono dei pazienti meritevoli di follow-up e di rivalutazione a breve, perché lo scompenso cardiaco, che si indica, è sempre una patologia grave. Passiamo a un'altra domanda. Il paziente arriva in reparto, a questo punto per noi internisti diventa fondamentale, o almeno lo è stato fino a questo momento, capire ovviamente la frazione di iniezione. Volevamo chiedervi quanto fosse importante anche per noi internisti, oltre all'esame clinico che è imprescindibile ovviamente per la valutazione del paziente, quanto fosse importante l'utilizzo di un'ecografia bedside che ci possa eventualmente dare delle indicazioni sul tipo di portata del paziente stesso, per poter poi eventualmente ovviamente orientare la nostra terapia, un eventuale quadrupice nella frazione ridotta, nella frazione, diciamo, la mid-range, che cosa possiamo fare, e nella frazione preservata come ci orientiamo. E passo la parola a voi. Sicuramente il messaggio importante che deve passare è che l'ecocardiogramma va fatto a tutti i pazienti con sospetta diagnosi di scompenso cardiaco o diagnosi di scompenso cardiaco. Studi hanno in realtà invece dimostrato che solo circa il 30% dei pazienti dimessi dai reparti di medicina interna aveva un ecocardiogramma, e questo secondo me è sicuramente un primo punto importante. L'ecocardiogramma va fatto. Poi, se probabilmente tu questa domanda l'avessi posta 6 mesi fa, sicuramente ti avrei risposto che è fondamentale conoscere la frazione di iniezione, ma probabilmente anche adesso ti dico che è fondamentale, perché questo ci può orientare sulla terapia. Noi sappiamo che, mentre a partire dal 2012 le linee guida parlavano di una terapia a scalini, per cui inizi con l'ACE inibitore, aggiungi eventualmente il beta bloccante, aggiungi il mineral corticoide, aggiungi poi eventualmente l'ivabradina e altri farmaci, tra cui anche la digossina, la grande novità delle linee guida ESC del 2021 è un inizio della terapia, una quadruplice terapia in contemporanea, ma per quale categoria di pazienti? Nel paziente con frazione di iniezione ridotta. Quindi queste regole valgono soprattutto per le linee guida ESC nel paziente con frazione di iniezione ridotta. Come al solito, la preservata e il paziente con un scompenso cardiaco con frazione di iniezione lievemente ridotte, nelle linee guida ESC del 2021 ci sono delle indicazioni di classe, non di classe 1 ma di classe 2B per quanto riguarda gli altri farmaci. Quindi sicuramente la frazione di iniezione è importante, cosa che adesso è cambiata perché con i risultati dello studio Emperor Preserve, i risultati dello studio Deliver, noi vediamo come gli SGTL2 hanno efficacia anche nel paziente con frazione di iniezione preservata o lievemente ridotta. Quindi attualmente recentemente nell'ESC che è stata fatta ad agosto di quest'anno si inizia a pensare una riflessione su una frazione di iniezione, diciamo, uno scompenso cardiaco va trattato indipendentemente dalla frazione di iniezione, e non a caso le linee guida ESC infatti danno soprattutto nei pazienti con preservati con lievemente ridotta, danno un valore degli SGTL2 di 2A e degli altri di 2B, quindi in qualche modo c'è un superamento sulla frazione di iniezione. Sicuramente il messaggio importante che deve passare è che l'ecocardiogramma fatto in maniera, diciamo, anche bedside è importante, perché la frazione di iniezione ci può aiutare, ma soprattutto
è importante anche perché una frazione di iniezione ridotta magari in un paziente giovane o comunque anziano, ma non del tutto un grande anziano, ci può aiutare a valutare se il paziente magari non necessita di indagini di secondo livello come una coronarografia per studiare le sue coronarie. Però diciamo che il messaggio che è importante ed è una cosa estremamente positiva a sottolineare è che il fatto che c'è stata una risposta per quanto riguarda il preserve, il deliver nell'emperor preserve e nel deliver per quanto riguarda il SGTL2 sta aprendo nuove opzioni terapeutiche più estese anche nei pazienti con frazione di iniezione lievemente ridotta o preservata. Tutto vero, anche perché c'è una novità veramente quasi dell'ultima ora, sono tutti i dati presentati all'ultimo congresso ESC 2022 a fine agosto. E il problema rimane il problema del vulnus che soprattutto le medicine interne, di cui le medicine interne soffrono, che è proprio la non sufficiente quantificazione non solo della frazione di iniezione dei loro pazienti, ma anche dello stato di congestione da una parte, persistente spesso, perché i pazienti hanno una congestione persistente, così dimostra anche con l'ecografia del torace, sia quelle che si chiamano le elevate pressioni atriali di riempimento, che sono un ulteriore indicatore di congestione. Il problema principale è che nelle cardiologie chiaramente tutti i pazienti fanno l'ecocardiogramma, in medicina interna questo non avviene per tutta una serie di motivazioni, compresa anche chiaramente la indisponibilità da parte del cardiologo di riferimento nel dover fare l'ecocardiogramma a tutti i nostri pazienti che vediamo. Ricordiamo che il 65-70% dei pazienti con scompenso cardiaco si ricoverano in medicina interna, non in cardiologia, soprattutto i pazienti tendenzialmente più anziani. Ma ribadiamo il concetto che l'ecocardiogramma e quello che oggi si chiama addirittura ecografia integrata, cioè cuore, polmone, vena cava, è necessario farlo soprattutto in quei pazienti con scompenso cardiaco cosiddetto de novo, cioè di prima diagnosi, che è imprescindibile andare a vedere quale può essere la causa dello scompenso del paziente, se c'è una cardiopatia strutturale sotto, se c'è una valvolopatia, se c'è un versamento pericardico e tutto il resto che l'ecocardiogramma può far dimostrare. Inoltre ricordiamo che anche coloro che entravano con randuli ascoltatori e che si risolvono, spesso in realtà rimangono congesti. Il 50% dei pazienti che non hanno randuli ascoltatori presentano le linee B all'ecografia del torace. Quindi in realtà l'ecografia polmonare ha una sensibilità superiore, questo come dimostrato da molti studi di letteratura anche abbastanza datati di qualche anno. Quindi soprattutto coloro che entrano con uno stato di congestione clinico o subclinico, cioè non particolarmente congesti da un punto di vista clinico, ma che hanno linee B all'ecografia del torace, ripetiamo l'esame in predimissione perché ci discrimina coloro che hanno ben risposto da coloro che hanno risposto in maniera parziale, magari hanno risposto bene clinicamente, perché coloro che non risolvono lo stato di congestione ecografico in questo caso, sono i pazienti che si ospedalizzano molto di più e anche a breve termine, e sono quei pazienti che noi dobbiamo seguire in follow up ancora più stretto a distanza di pochi giorni, perché sono coloro che meritano ancora più degli altri un mantenimento dello stato di decongestione utilizzando tutte le armi di cui abbiamo a disposizione, sia il vecchio diuretico dell'ANSA, sia altri tipi di diuretici per vincere resistenza al blocco sequenziale del nefrone, ma utilizzando anche i nuovi farmaci che speriamo a breve vengano messi a disposizione per tutto lo spettro di frazione di iniezione preservata, cioè le glifosi. Grazie. Allora, intanto il paziente è arrivato nel nostro reparto, la diagnosi l'abbiamo fatta, insomma, sulla tipologia di scompenso che ci troviamo davanti. Vorremmo chiedervi, vista la vostra grande esperienza nei progetti, diciamo, soprattutto di continuità ospedale e territorio, come valutare il paziente in dimissione, il timing, diciamo, degli appuntamenti magari successivi, e magari se potete accennarci brevemente alla vostra
vostra appunto differente esperienza sul territorio. A questo punto quindi anche quali sono le informazioni principali che il medico di medicina poi generale deve poter sapere e quali raccomandazioni possiamo fare per il lungo periodo, perché spesso sono pazienti soprattutto comorbidi, anziani, in cui ovviamente sappiamo che il ruolo fondamentale è giocato anche dal controllo delle comorbidità associate allo scompenso. Quindi diciamo l'essenzialità di una continuità ospedale territorio sta venendo fuori sempre in maniera più preponderante negli ultimi anni, ma viste le nostre tempistiche strette nelle nostre medicine interne, vi chiediamo proprio come gestire un pochettino tutto l'approccio al paziente dalla dimissione al territorio. Grazie mille. Sicuramente questo è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, perché dopo anni di esperienza di gestione del paziente con scompenso cardiaco posso dire che se non c'è un contenitore organizzato e strutturato non è possibile gestire in maniera ottimale il paziente con scompenso cardiaco, perché nel momento stesso in cui noi facciamo la diagnosi di scompenso cardiaco, trattiamo il nostro paziente in maniera egregia, cerchiamo di ottimizzare la terapia, ma l'ottimizzazione della terapia, soprattutto con le indicazioni attuali delle nuove linee guida di cercare di arrivare alla quadruplice terapia, non è possibile se noi non abbiamo un'organizzazione all'interno della nostra struttura che ci permette di rivedere i pazienti. Il paziente con scompenso cardiaco è un paziente per definizione estremamente instabile. È difficile che il paziente con scompenso cardiaco, soprattutto una classe mia 3, perché quelli sono quelli più frequentemente, 4 ricoverati nelle nostre realtà ospedaliere, se non adeguatamente monitorato non viene ricoverato ripetutamente nell'arco dell'anno. Infatti diciamo, gli studi dimostrano come entro 90 giorni un terzo dei pazienti affetti da scompenso cardiaco è ricoverato. Quindi il messaggio che stasera voglio passare ai giovani è: bisogna organizzare necessariamente un ambulatorio, un day hospital, un day service, su qualunque modalità che può essere comunque accettata dalla propria azienda, ma che ci permetta di rivedere questi pazienti, perché solo allora noi riusciremo a monitorare il paziente. C'è tutta la problematica della funzionalità renale, il programma, lo vedremo magari più avanti, dello ionogramma, dei potassi che comunque possono modificarsi, possono alterarsi, il paziente rischia, soprattutto se ottimizziamo una terapia, magari un peggioramento della funzionalità renale, un aumento dell'iperpotassemia con tutte le conseguenze annesse. Quindi il paziente va rivisto, ma è importante perché il paziente ha un punto di riferimento. Se il paziente è rivisto, il paziente ha un punto di riferimento, ed è importante creare anche un link con i medici di medicina generale, perché poi nelle fasi di stabilità saranno loro a gestire il paziente, però nelle fasi di instabilità è importante avere una comunicazione, perché magari il medico di medicina generale invia il paziente direttamente nel nostro ambulatorio senza passare dal pronto soccorso. Io ho sempre avuto l'idea che il paziente cronico debba avere una via preferenziale rispetto al paziente acuto, perché lui più volte incontra l'ospedale e non deve essere sempre rivisto da medici differenti che non lo conoscono e non, magari poi lo gestiscono in maniera, diciamo, non completa. Aggiungo a quello che ha detto la dottoressa Agnere, l'ambulatorio dello scompenso cardiaco è fondamentale proprio perché insufficienza cardiaca è una malattia cronica a decorso progressivo e che raramente si verifica e si insorge e si presenta da sola. Tende a portarsi dietro le stesse patologie croniche che probabilmente, quasi sicuramente, lo hanno causato. Per esempio l'ipertensione arteriosa, spesso non trattato, non sufficientemente trattato, addirittura non adeguatamente riconosciuta. La problematica del diabete mellito non adeguatamente compensato. L'insufficienza renale cronica, tutte comorbidità che conosciamo bene, l'obesità che purtroppo è una malattia molto, molto conosciuta, ma sulla quale poi la terapia purtroppo lascia molto, molto a desiderare. Sono tutte condizioni che messe insieme poi portano il paziente dopo anni e dopo decenni a ricoverarsi per insufficienza cardiaca. L'ambulatorio serve a tutta una serie di problematiche che possono essere, quantomeno se non dico risolte, gestite. Noi nel nostro ambulatorio dal 2015, che abbiamo allestito un ambulatorio per lo scompenso cardiaco, abbiamo denominato a gestione internistica,
e tendiamo a vedere per ogni seduta settimanale circa 8-9 pazienti, alcuni per i controlli seriati, altri come percorsi fast track provenienti anche dal pronto soccorso, cercare di capire se questi pazienti debbono essere ricoverati o possono essere gestiti con un percorso ambulatoriale. Tutte queste cose che diciamo in realtà sono corroborate da dati e da raccomandazioni sia degli americani, con una pubblicazione uscita proprio nel 2020, addirittura come indicatore di qualità la rivalutazione del paziente in post dimissione a 7 giorni, cosa che purtroppo non sempre avviene, sia le linee guida europee del 2021 hanno messo nero su bianco come la gestione ambulatoriale e l'ambulatorio dello scompenso cardiaco sia fondamentale proprio per ridurre riospedalizzazioni e mortalità, ma anche per gestire quello che dicevamo prima, cioè le comorbidità associate, che solo l'internista è in grado di gestire appieno a 360 gradi. Distiroidismi, ipercaliemie, chi più ne ha più ne metta, questi sono pazienti che tendono poi a troppo rimbalzare come dei flipper da uno specialista all'altro e tendono a disorientarsi con tutto quello che ne consegue. Sono anziani, hanno bisogno magari del permesso del familiare, eccetera, eccetera. Se si riesce ad accentrare tutto in un unico ambulatorio, chiaramente con i limiti di quello che può essere, perché nessuno è onnisciente, riusciamo a fare anche la spirometria nel piano di sotto del nostro ospedale. E se serve abbiamo un percorso a doppio filo con i cardiologi a distanza di pochi chilometri, c'è la cardiochirurgia agli ospedali riuniti di Ancona, quindi laddove poi serve la consulenza ovviamente noi ci siamo, riusciamo a fare dei prelievi e avere dei risultati pochi minuti, se serve la radiografia del torace la facciamo, ma soprattutto abbiamo l'ecografo nella stessa stanza acceso e disponibile proprio per vedere se il paziente ha risolto il versamento pleurico, se è ancora congesto, se deve essere rivalutato e se è venuto con una frazione di eiezione depressa, se ha guadagnato quella che si chiama guadagnato o ha migliorato la frazione di eiezione, cosa che noi stiamo vedendo sempre più spesso con i nuovi farmaci. Guardate che la combinazione della quadruplice terapia, specialmente nella frazione di eiezione depressa, quindi sacubitril valsartan, gliflozine approvate, cioè DAPA ed empagliflozin, inibitori recettoriali dell'aldosterone e beta bloccanti adeguatamente titolati, e questa è un'altra cosa che l'ambulatorio scompenso cardiaco deve farsi carico, e ci fa vedere sempre più spesso persone che partono da un 20-30% di frazione e guadagnano e normalizzano nel giro di 2 o 3 mesi. E questo fa la prognosi, rimane sempre una patologia grave, ma abbiamo fatto guadagnare anni di vita al paziente. E purtroppo questa è una cosa che dobbiamo fare noi, dando anche una mano alla medicina generale, a cui non si può demandare tutto. Vorremmo proporvi un'ultima domanda che ecco, forse è quella che ci sta anche, abbiamo detto tutte cose importantissime, però estremamente a cuore, un po' come orientarci nel mondo delle terapie, che ovviamente con le nuove linee guida ESC ormai insomma del 2021 sono venute fuori, e a fianco a questo anche come comportarci ad esempio nelle ipercaliemie, nell'associazione di farmaci come gli antiandrosteronici, gli RB e ovviamente gli ACE inibitori nel trattamento dello scompenso cardiaco. Ovviamente i nuovi studi che pongono l'attenzione e la validità del trattamento con l'empagliflozin e il dapagliflozin sicuramente ci incuriosiscono molto, quindi volevamo chiedere, abbiamo già accennato e avete già accennato appunto durante questa discussione come ci siano dei cambiamenti relativi a questa terapia, ma se ci fate proprio un brevissimo focus sull'utilizzo, ecco, magari nella pratica clinica di questi farmaci. Primo messaggio importante che deve passare è che nelle linee guida ESC del 2021 noi abbiamo in classe 1A ACE inibitori, SGTL2, beta bloccanti e antagonisti dei mineralcorticoidi. Gli ARNI vengono dati in classe 1B, ma possono essere considerati in prima linea nello scompenso dei nuovi. Nelle linee guida invece americane, l'ARNI, l'SGTL2, beta bloccanti e mineralcorticoidi vengono dati in classe 1A. E l'uso dell'ACE inibitore del sartanico può essere, diciamo, utilizzato quando l'ARNI non è flessibile. Altra indicazione estremamente importante, titoliamo i nostri farmaci e secondo le linee guida entro 1-2 settimane dovremmo in qualche modo avere i pazienti con l'implementazione completa della terapia, 4 farmaci. Poi
comunque gli esperti ci danno un tempo di 4 settimane, iniziare con l'ARNI o l'ACE inibitore, i beta bloccanti, i mineral corticoidi, e dentro le 4 settimane inserire gli SGTL2. Invece, per quanto riguarda le raccomandazioni per il middle range nello scompenso cardiaco nelle linee guida ESC, le raccomandazioni sono ovviamente in classe 1C per quanto riguarda i diuretici, e come vi dicevo ci sono le indicazioni per gli ACE inibitori, i sartanici, i beta bloccanti, i mineral corticoidi e il sacubitril valsartan, ma non abbiamo indicazione per SGTL2. Perché? Perché non avevamo ancora comunque i risultati dello studio Emperor Preserved e soprattutto dello studio Deliver. Cosa invece ben differente, quindi questo messaggio deve essere, diciamo, recepito: le linee guida americane del 2022, come vi dicevo prima, danno invece un'indicazione 2A per l'SGTL2, perché hanno recepito i risultati dello studio Emperor Preserved, che dimostra un beneficio dell'empagliflozin nel paziente con una frazione di iniezione superiore al 40%, e danno un'indicazione 2B per gli ACE inibitori, l'ARNI e sartani con mineral corticoide e i beta bloccanti. Lo stesso vale per quanto riguarda il preservato. Ma quali sono le novità importanti, soprattutto quando sono stati presentati i risultati dello studio Deliver all'ESC? Ovviamente lo studio Deliver è stato comparato con l'Emperor Preserved. Il Deliver, quindi il dapagliflozin nel paziente con una frazione di iniezione preservata, l'Emperor nel paziente, l'empagliflozin nel paziente con scompenso cardiaco con frazione di iniezione preservata. Diciamo che entrambi gli studi hanno raggiunto l'endpoint primario, che per il Deliver è stato un composito, questo è estremamente importante, perché il Deliver ha raggiunto l'endpoint primario riducendo la morte cardiovascolare o il peggioramento dello scompenso cardiaco, e per peggioramento dello scompenso cardiaco era inteso sia il ricovero in ospedale sia un'eventuale visita a regime ambulatoriale del 18%, mentre l'Emperor ha raggiunto l'endpoint primario con una riduzione del rischio relativo del 21%, ma l'endpoint primario dell'Emperor Preserved era un composito di morte cardiovascolare o ricovero per scompenso cardiaco, quindi in qualche modo non era considerata l'eventuale peggioramento dello scompenso cardiaco gestibile in regime ambulatoriale, quindi estremamente importante, ma sta di fatto che entrambi hanno raggiunto l'endpoint primario e quindi a questo punto diventano terapie assolutamente consigliate da implementare nel paziente con scompenso cardiaco. Un messaggio che deve essere un messaggio importante che questi studi hanno portato, quindi questi segni chiari di beneficio attraverso le frazioni di iniezione. Per questo che vi dicevo che un messaggio che è passato molto all'ESC è stato quello di: è importante la frazione di iniezione, ma questi risultati forse dimostrano l'efficacia indipendentemente dalla frazione di iniezione. Perché utilizzare il sacubitril valsartan anche nel paziente con una frazione di iniezione superiore al 40%? Perché noi sappiamo che comunque il Paragon ha dimostrato una riduzione dell'ospedalizzazione per scompenso cardiaco, che comunque è un elemento estremamente importante nei pazienti con una frazione di iniezione inferiore al 57%, ma anche il TopCat, che ha valutato l'efficacia dello spironolattone nel ridurre l'ospedalizzazione nel paziente con scompenso cardiaco a frazione del 45%, ha dimostrato un'efficacia. Quindi forse qual è il messaggio importante? Che nella prevenzione dello scompenso cardiaco ricordiamoci questo range oltre la frazione di iniezione, ma soprattutto la terapia va ottimizzata. Un altro messaggio che è passato importante è stato quello del pazienti con una frazione di iniezione più alta del normale. Questa categoria di pazienti rappresentano circa un terzo di quelli con la frazione di iniezione preservata, ma soltanto il 10-15% sono stati inclusi nei trial clinici dello scompenso cardiaco con la frazione di iniezione preservata. E quindi le domande che sono state poste: se erano realmente dei pazienti veri con una frazione di iniezione preservata, se questo era un distinto fenotipo, anche perché è stato mostrato come la mortalità diventa più alta nei pazienti proprio che hanno una frazione di iniezione superiore al 60-65%.
cosa dire per quanto riguarda l'iperpotassemia? Chi gestisce il paziente con scompenso cardiaco sa che una delle principali paure è proprio l'iperpotassemia, che infatti è una delle principali condizioni che si associano con maggiore prevalenza al paziente con scompenso cardiaco, è circa il 3%, ma questo rischio è ulteriormente incrementato quando si associa a un'insufficienza renale, circa il 10%, quindi è un importante anche perché l'iperpotassemia, come tutti ben sappiamo, in alcuni casi può essere addirittura fatale. E quindi ovviamente nel paziente con scompenso cardiaco e magari con un'insufficienza renale, che è una comorbidità estremamente frequente, noi dobbiamo stare attenti ai farmaci quali sartanici, ACE inibitori, mineralcorticoidi, ma anche gli ARNI. La ricerca scientifica anche in questo caso ci è venuto incontro e sono stati infatti sdoganati due nuovi farmaci, il patiromer e il ciprosilato di sodio e zirconio, che solo a pronunciarlo uno fa fatica, che però ci hanno dimostrato come sono estremamente efficaci, sono farmaci che vengono dati per via orale, non vengono assorbiti ma chelano il potassio e ne riducono l'assorbimento a livello intestinale. Permettetemi un'ultima cosa, ricordiamoci anche la carenza di ferro. È una comorbidità, così come l'anemia, non solo l'anemia, ma anche la carenza di ferro va sempre indagata nei pazienti con scompenso cardiaco. Le linee guida ci dicono di trattare, sdoganato il ferro carbossimaltosio nel paziente con frazione di iniezione ridotta, ma ricordiamoci di ricercare queste comorbidità, quindi sia anemia che insufficienza renale, anche nel paziente con preservata, perché sicuramente un assetto di ferro corretto aiuta e migliora non soltanto la qualità di vita dei nostri pazienti, ma anche poi la loro riduce sicuramente le ospedalizzazioni e le riacutizzazioni della malattia. Io a questo punto magari torno anche un po' indietro e bisogna ricordarsi che oggi la insufficienza cardiaca, lo scompenso cardiaco non è più quella patologia ineluttabile che purtroppo tende a far compagnia al paziente per pochi anni, perché la mortalità sappiamo che purtroppo rimane circa del 50% a 5 anni, quindi è una patologia veramente grave, spesso più grave di molti tipi di neoplasia. Oggi abbiamo a disposizione tutta una serie di presidi farmacologici e non farmacologici che veramente stanno cambiando la storia naturale di questa malattia, e per la prima volta abbiamo la possibilità, non solo noi internisti ma anche direi medici di medicina in generale, anche con la nota 100 per esempio, la possibilità di utilizzarli questi farmaci. Per esempio un paziente che è diabetico non compensato, magari un'emoglobina glicosilata al di sopra di 48, noi sappiamo che le nuove glifosine hanno dimostrato addirittura di ridurre il tasso di incidenza dello scompenso cardiaco de novo, cioè addirittura di prevenire la malattia. Quindi di prevenire il primo episodio di insufficienza cardiaca. Coloro che addirittura soffrono di insufficienza renale cronica con un filtrato sotto 60 hanno una doppia indicazione con questi farmaci. E quindi, attendendo le note AIFA che possano estendere l'indicazione e soprattutto la rimborsabilità di questi farmaci, perché per esempio il dapagliflozin in scheda tecnica ha già il trattamento della malattia renale cronica, ma non ha la rimborsabilità. E nessuno dei due ha la rimborsabilità per la frazione di iniezione al di sopra del 40%. Ma ci sono già i dati corrono molto più velocemente della rimborsabilità clinica che spesso avviene, e quindi noi di questo dobbiamo tenerne conto e dobbiamo eventualmente utilizzare delle strade alternative, ma perfettamente lecite, che ci mettono a disposizione le altre indicazioni per le quali questi farmaci ci sono, conoscendo proprio i benefici da cui essi derivano. Del deficit di ferro ne abbiamo già parlato, ma io insisto anche nel portare a target i pazienti, per esempio per quello che riguarda la pressione arteriosa. Non è tollerabile più avere pazienti che viaggiano con una sistolica sopra 140 mm di mercurio anche se hanno 90 anni. È stato dimostrato che la mortalità e il tasso di l'insufficienza cardiaca è una delle prime patologie che si riduce come incidenza riducendo la pressione arteriosa al di sotto dei 140-80 a tutte le fasce di età. Quindi noi dobbiamo essere anche un po' petulanti nei confronti dei pazienti, ma andare a ricercare sistematicamente tutte le comorbidità, ad esempio trattare anche la BPCO con le nuove triplici terapie che abbiamo a disposizione, che hanno dimostrato anch'esse una riduzione della mortalità, proprio riducendo la mortalità cardiovascolare, non tanto la mortalità per BPCO in sé.
Quindi il paziente va visto nella sua interezza, nella sua globalità, e proprio quello che ci caratterizza noi intervisti è avere questa capacità di non fermarci al cuore, anche da un punto di vista ecografico, ma andare a vedere il paziente dalla testa ai piedi. E, ad esempio, quello che ha detto la dottoressa Agnerri, il paziente che può manifestare ipercalemia, l'ipercalemia si può manifestare anche dopo alcuni mesi, non necessariamente si deve manifestare dopo qualche giorno l'introduzione di un farmaco. Quindi i pazienti vanno monitorati anche da quel punto di vista lì. Per esempio, il rinnovo dei piani, famosi piani terapeutici, sacubitril valsartan, adesso quando arriverà i rinnovi anche delle glifozine, sono in realtà, possono essere un modo per obbligare, tra virgolette, il sistema o i pazienti ad essere rivalutati, sia dal punto di vista della frazione di iniezione, perché chi assume il sacubitril valsartan significa che aveva una frazione di iniezione al di sotto del 36%, sia per quello che riguarda proprio le comorbidità. Ecco che ritorniamo al punto di partenza, l'ambulatorio dello scompenso e la gestione intervista. Ringraziamo veramente i nostri esperti per il tempo che ci hanno dato e per questo caffè veramente interessante su un tema che ci sta veramente a cuore, anche perché è il nostro sempre primo DRG, ma sono i nostri primi pazienti. Quindi davvero un grazie e vi diamo appuntamento al prossimo caffè per il prossimo mese. Buona serata. Io vi ringrazio, buona serata a tutti e complimenti a questo gruppo Giovani Fadoi, che è veramente un gruppo estremamente in gamba, e complimenti alla Sara, che è stata veramente un'ottima conduttrice. Saluti a tutti. Grazie a voi e grazie per l'invito. Grazie. Buona serata.